Aiutatemi, per queste due lettere INAIL retroattive di 3 mesi circa sono senza lavoro e nel tunnel della giustizia da 5 anni. È quanto scritto in un cartello dalla signora Nadia Ribelli, che stamani si è piazzata davanti la sede INAIL di Perugia chiedendo giustizia. Lo farà fino a quando non gli daranno udienza. La signora Nadia, che ora ha 61 anni, nel luglio 2011 è stata ingiustamente licenziata dopo 4 mesi di malattia, febbraio 2011, giugno 2011, dalla cooperativa che l'aveva assunta. Da più di 5 anni sta lottando per avere giustizia. Nel cartello che teneva in mano stamattina ha attaccato le due lettere ricevute dall'istituto. La donna si è infortunata sul posto di lavoro. La sua malattia si è protratta oltre il periodo stabilito e senza alcun preavviso è stata licenziata. La lavoratrice, che si era fatta davvero molto male, aveva la necessità di stare a riposo, così come le aveva a sua volta certificato l'INAIL. Dopo essere stata sbattuta fuori, ha querelato la cooperativa. Il tutto finisce nelle mani del giudice. In primo grado vince e viene ripagata con 52.000 euro per ingiusto licenziamento e come risarcimento degli stipendi persi nei 4 anni di lavoro. La cooperativa successivamente fa ricorso vincendo l'appello e quindi la signora si trova costretta non solo a restituire 52.000 ricevuti, ma questi si sommano le spese legali sia del primo grado sia dell'appello, che diventano 67.000. La signora Ribelli, dopo il primo grado, è stata reintegrata sul posto di lavoro nel febbraio 2015, ma per via dell'appello è stata nuovamente sbattuta fuori, chiedendole la restituzione dei soldi. La signora, che da 1 anno e mezzo è senza lavoro, adesso ha querelato anche l'INAIL per non averle dato alcuna possibilità di tutelare il suo posto di lavoro, ma la sua richiesta risulta inaccettabile.